di Andrea Marinelli, la figlia dell'ex senatore e procuratore generale degli Stati Uniti Robert Kennedy, ricorda l'impegno di suo padre contro la criminalità organizzata. I criminali hanno minacciato di lanciare acido a me e ai miei fratelli. E commenta la candidatura del fratello Kerry Kennedy, 63 anni, settima figlia di Robert Kennedy e presidente della RFK Foundation a 30 anni dalla strage di Via dei Georgofili. L'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia organizza a Firenze il percorso della legalità, un dialogo sulla lotta alla mafia condotto da diverse prospettive per avvicinare le nuove generazioni alla legalità. Giovedì 25 maggio, alle ore 17, dalla sede Firenze dell'ente dedicato all'ex ministro della giustizia americano cui è presidente la figlia Kerry Kennedy, l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, l'ufficiale della DIA Edoardo Marzocchi, autore libro La mafia spiegata a mia figlia, e il giornalista TV 2000 Gabriele Santoro, autore del libro La scoperta Cosa Nostra, che ricostruisce la creazione primo pool antimafia americano, voluto da Robert Kennedy. Tutti pensano a lui per suo lavoro in favore dei diritti civili e per contrasto alla violenza contro gli afroamericani, spiega la figlia Kerry Kennedy al Corriere della Sera, ma una delle sue battaglie è stata contro la criminalità organizzata, in cui si era infiltrato a ogni livello mondo degli affari e governo nel nostro paese. Sapeva che se non li avessimo fermati, ci avrebbero distrutti. Robert Kennedy, che ruolo ha avuto suo padre nella lotta alla mafia? Nel suo primo anno da ministro della giustizia, le indagini sulla criminalità organizzata sono aumentate del 300 rispetto all'anno precedente e le condanne del 350. Per la prima volta è riuscito a coordinare gli sforzi dell'FBI, dei servizi segreti, delle autorità fiscali e di altre 23 agenzie federali per raccogliere informazioni sui 1000 massimi criminali e membri della criminalità organizzata del paese. A quel tempo, c'erano solo 17 procuratori federali assegnati a questa lotta nel Dipartimento di Giustizia, e li ha immediatamente aumentati a 60. Ha approvato 8 leggi anti-racket al Congresso e ha portato l'FBI ad aprire 852 nuovi casi. L'agenzia all'epoca era guidata da J. Edgar Hoover, che negava persino che ci fosse un problema di criminalità organizzata e voleva spendere tutte le risorse per combattere il comunismo. Sono orgoglioso che il suo lavoro abbia ispirato persone come i giudici Falcone e Borsellino, che sono eroi italiani. Com'è stata vissuta questa battaglia in famiglia? Quando lui era impegnato in questa lotta io ero piccolissimo, ma ricordo che mio padre e mia madre non separavano la vita privata dal lavoro. In casa c'erano sempre i colleghi di papà che giocavano con noi e poi facevano con lui conversazioni importanti. Invece di andare parco, i miei fratelli maggiori, che avevano 5, 6, 7 anni, sono stati portati da mia madre al Senato per partecipare alle udienze della commissa.